Da anni visita i migranti sbarcati a Lampedusa, è stato anche in mezzo ai sopravvissuti al naufragio più tragico, quello dell'ottobre 2013. Il medico Pietro Bartolo ha ricevuto all'Erici il premio alla solidarietà in mare. Ce ne parla Marco Bartolini. È il medico che per 30 anni ha accolto i naufraghi dei viaggi della speranza sulle banchine di Lampedusa. È Pietro Bartolo. Ai vivi ha prestato tutte le cure che un piccolo ambulatorio poteva dare, ai morti ha cercato di rendere dignità e, se possibile, un nome. Ieri sera ha raccontato quel dramma al pubblico di Lerici Legge il Mare, rassegna dell'editoria dedicata al continente blu, che gli ha tributato il premio alla solidarietà in mare. Non abbiamo mai messo un muro, mai un filo spinato, non abbiamo mai rifiutato nessuno. Lampedusa è la porta d'Europa. È la porta d'Europa. Certamente ultimamente non ci siamo comportati bene. Gli ultimi 14 mesi è stato terribile. Abbiamo visto approvare delle leggi che sono delle leggi che non hanno nessun senso, che vanno contro la nostra Costituzione, contro il regolamento internazionale, contro la legge dell'umanità, contro la legge del mare. Con lui l'ammiraglio Vittorio Alessandro, una lunghissima carriera nella Guardia Costiera che lo ha visto partecipare a diverse missioni umanitarie, tra cui la Mare Nostrum, che vede impegnate le unità della Marina Militare nel salvataggio di migliaia di persone. Raccontare quei fatti significa non solo riviverli con la memoria, ma tenere presente quale sia il fronte del cambiamento che dobbiamo saper affrontare.